video dei Roblox. Sei pronto? Perché mi sei mancato tantissimo. Come stai? Bene! Speciale, anche perché è un ospite che non potrete trovare in nessun posto se non nel mio canale. Ed è esattamente mio padre, vuoi dire, sei molto da sola. Quindi ho deciso di portare Jenny con me. Jenny, ciao raghi! Perché non? Ma perché mi devo spaventare con te io? Dicendo in che davvero non posso funzionare davvero più. E questo è l'ultimo giorno che ci daranno per provare Roca preoccupando. Non so cosa sta succedendo, ma lo scopriremo adesso insieme. Ma se volete saperne di più di questa storia, dovete lavorare o potrete ammettere tutto ciò che vogliamo. Come questi profili qui che si accettano. Sopra che me giocheremo a indovina chi con gli oggetti. Battaglia per vedere chi sarà più bravo a indovinare questi oggetti. Oggi farò uno dei video più importanti penso che una persona possa fare nella sua vita. È anche in tema del mio nuovo libro, l'ultima storia che farò sui pet. E proprio per questo, visto che il libro parla di questo, ho deciso di far adottare cani e gatti da tutti i miei fan, riprovando a fare Adopt Me nella vita reale. Potete già preordinare il libro dal link in descrizione, dal link Amazon, cercando su Amazon l'ultima sfida dei pet, oppure andate direttamente in libreria e dite il nome del libro per preordinarlo già da adesso. Dunque, ho deciso di farne omaggio in questo modo. Su Adopt Me abbiamo un centro adozione. Nella vita reale ci sono tanti posti e io sono andata in uno di questi. Siamo nel centro Eroca, che è un centro per cani che purtroppo non hanno ancora una famiglia. Grazie alla vostra mano e anche un po' la mia, cercherò di far adottare qualche cane. Ciao! Ecco, è una cagnolona troppo carina e ha bisogno anche lei di una famiglia, vero Hop? Brava, brava, brava. Dobbiamo impegnarci perché dobbiamo trovarti una bella famiglia, capito? Vieni qua. A differenza dei videogiochi, in questo caso Adopt Me, purtroppo non possono girare come vogliono in libertà, anche perché c'è il rischio di essere presi dal canile e stare in gabbie ancora più piccole. Che i cani in libertà a volte vengono presi come animali pericolose, anche se veramente tranquilla, molto vivace, giocherellona. E come Hop, tanti altri cani sono in gabbia. Ma conosciamoli. Maschio di 3 anni e mezzo. Ciao. Bravissimo con le persone, molto vivace, è dolce di carattere, è molto fisico. Come potete vedere, questi cani sono dolcissimi. Il problema è che ne hanno davvero passate di tutti i colori, davvero davvero brutte. Infatti c'è Axel, maschio di 9 anni. Ciao. Da 8 anni chiuso in gabbia. No. Purtroppo perché? Penalizzato. Quando è stato abbandonato aveva solo 1 anno, aveva già le zampe anteriori storte e la gente purtroppo si ferma anche davanti a questo. Abbandonata quest'inverno in questo posto, casca elettrica quando è stata abbandonata, purtroppo è stata maltrattata molto. Oggi grazie a Dio è un cane che può andare in famiglia, affettuoso, è una gran mangiona. Allora ci capiamo, anche se molti di loro sono stati trattati male, alcuni ce l'hanno fatta, ma ad altri lascia davvero un segno indelebile, purtroppo causando questo. Sento un rumorone. Così, purtroppo Tango non è un cane adottabile. No? No. Ok. E rientra tra i cani non adottabili. Lui ha passato delle cose brutte, quindi è un cane che con noi è affettuoso, però non può andare in famiglia. Siamo con questo cagnolone enorme che fa avanti e indietro e si chiama Tyson, ha 5 anni e purtroppo anche lui si trova comunque in gabbia. E il fatto di stare in gabbia, ragazzi, ovviamente non è positivo. Infatti a forza di sbattere contro la gabbia e anche lui automordendosi si è ferito la coda. Per farti capire che
stare nella gabbia non è bello, anzi provoca non solo a farlo stare male emotivamente ma anche fisicamente. Però guardate quanto è belloso, cioè tu non te lo meriti, capito? Non ti devi fare male. Ma basta essere tristi, perché questi cani sono qui, hanno resistito a tutte le cose brutte e sono pronti per farsi adottare. Infatti la loro gioia è enorme e hanno giocato con me tantissimo e sono sicura che grazie anche a questo video troveranno una famiglia che giocherà con tantissimo con loro tutti i giorni. Ma che felice che sei! Guarda come saltella! Ecco, perché vanno tutti da Jenny? Ciao! 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 Alto! Un atleta! Praticamente sembri muscoloso! Che bellino! Vai, sulla pancia! Sulla pancia! Il cagnolino con problemi alle zampe è pronto subito a giocare con chiunque. Ciao! Ciao! Tu sei Axel, vero? Dai, sì, per favore, giriamo questa telecamera. Io non è che quando sono in bagno mi riprendono. Oh. Ma tu sei proprio bravo, ascolti tutto quello che ti dico, sembra che mi capisci. Mettiti qua. Bravo! Bravo, ti sei seduto! Sono tutti fantastici e spero al più presto che trovano una famiglia. Nel mentre il mio lavoro non finisce qui, perché anch'io mi devo impegnare a far adottare qualche animale. E dunque andiamo alla nostra prima adozione. Per far adottare il primo cagnolino ho deciso di utilizzare Facebook. Può sembrare una battuta ma non lo è per niente, perché Facebook è pieno di gruppi dove le adozioni si fanno giornalmente di cani e gatti super bisognosi, ed è quello che abbiamo trovato effettivamente noi. È il caso di questo cagnolino. Ciao, guardati! Allora, mio caro, vieni qua. Sì, sei molto molto simpatico. Assomigli un po' a un vecchietto. Vuoi dire qualcosa alla telecamera? Fatti vedere. È felice, secondo me è felice. Siamo vicino alla casa a cui dobbiamo effettivamente consegnare il cane. Lui non mi sembra molto contento. Andiamo, andiamo, vieni qua. Non lo vuoi vedere? Comunque è una zona dove la gente sa già cosa vuole, capito? Qua non potrei fare. Dunque mi sto avvicinando alla casa di Alessandra, è così che si chiama. E la sua adozione è come uno scambio dove non si riceve niente in cambio. Stiamo per entrare, andiamo, andiamo. Su, è il momento di conoscerla, via! È un po' intimidito. Guarda. Ciao. Oh, ciao! Ho una cosa per te. Oh mio Dio, che carino! Ma di chi è? Tu! Non avevo una famiglia, quindi i tuoi genitori hanno deciso di regalarselo. Sì, che carino. E adesso dovremmo fare un sacco di cose con lui. Uno, dovremmo decidere un nome. Ci hai mai pensato a un nome per un cane? No. Ok, dovremmo deciderlo adesso quindi. Oh, sembra un po' vecchietto, vero? No, scusa, non te lo dico più, sei arrabbiato. Hai alcuni nomi in mente? Dai, ci hai pensato mentre stavamo qui a chiacchierare. Dimmi tre nomi che ti piacerebbe dire. No, tu non lo puoi dire il tuo nome, vai. Materasso. Perché materasso? Ho capito che è morbido. Sì, ma se ci dormi sopra ti giuro che lo schiaccio. Chicco. Secondo me Chicco è bellissimo. Comunque è il momento che tu adesso verrai con me al negozio di animali e sceglierai tutto quello che serve a Chicco. Adesso io e Alessandra andremo al negozio di animali e proprio come su Adopt Me letteralmente potrà scegliere tutto quello che desidera per il suo animaletto. Da giochini a cibo a qualunque altra cosa le viene in mente. Allora, siamo al negozio. Direi di scegliere un bel collare. Allora, direi che abbiamo scelto forse il guinzaglio. Vai, qual è? Questo. Questo rosso. Sì. Ok, vai, prendiamo questo rosso. Prendiamo un carrello. Quindi, allora, qua abbiamo una vasta scelta di giocattoli. Cioè, penso che non ho mai visto così tanti giocattoli per cani in tutta la mia vita. C'è qualcuno che ti piace? Vai, sceglilo. Questo. Ah, subito, alla prima volta. Sì. Cos'è? Bello. Oh mio Dio, guarda che carina. Ok, vai, pecorella fatta. Speriamo che non la distrugga. Sicuro la distrugge. Oh, un po' il mangiare, noi andiamo all'istinto. Prendiamo questi ad esempio. Secondo te ci stanno? Dai, dai. Anche perché poverino dovrà mangiare qualcosa stasera. Piccolino pure, quindi mini ci sta. Giusto, c'è scritto mini. Perché Chicco è un mini cagnolino. Anche se sembra un vecchio. Sembra un... È mini solo di taglia. Vi ricordo che la zona in cui vive
c'era un cartello molto specifico. E quindi accontentiamoli con i sacchettini per la cacca. E dopo aver scelto un sacco di altri giocattoli e oggetti che potevano essere utili, da palline a qualunque cosa che ci veniva in mente, eccoci qua. Abbiamo già trovato il gioco che gli interessa di più fra di tutti. Ok, te lo lascio, tieni. Ok, portati la palla, tieni. Ok, vai, lanciagliela qua davanti. Ok, mamma mia! Quindi abbiamo preso tutto il necessario per avere questo cane. Sei contenta? Sì. Questa l'hai portata via la palla, sei contenta? Sì. Ottimo, passiamo al prossimo. Salve Salvino! Oggi il prossimo animale che prenderemo e adotteremo sarà per Jenny! Anche i youtuber non vengono esclusi. Come sono Adopt Me? Tu cosa avevi su Adopt Me? Allora, io avevo il cane su Adopt Me. Ma noi prenderemo un gatto oggi! Gatto. Allora, vi faccio vedere anche la chat. Questa è la signora con cui stiamo parlando. E dopo avergli parlato a nome di Jennifer, abbiamo anche la prima fotina di lui. Quindi andiamo a prenderlo e adottarlo! Appena arrivati siamo arrivati in un posto pieno di gatti, letteralmente un sacco di gatti randagi che si riuniscono in questa casa. E il nostro gattino era molto molto spaventato, infatti l'abbiamo trovato nascosto, ma ha una motivazione. Come era morta? Non lo sappiamo, noi abitiamo in campagna. Ah, chiaro. Per cui se qualche vicino dà magari del cibo per i topi, certo, li avvelenano, diciamo che indirettamente. Insomma, un'altra storia triste, ma per fortuna, beh, dopo un po' di crocchette è riuscita ad uscire, a farsi vedere e ovviamente anche a mangiarsi le crocchette dopo che le hanno messe a terra. Oh, fatemi un po' di spazio qui in mezzo. E indovinate chi abbiamo qui? L'abbiamo preso! Quanto è piccolino! È tanto paura, però c'è anche il suo amicone qua pronto a consolarlo, vero? È piccolino e appena vediamo che si riprende un pochettino perché ha bisogno di abituarsi, lo facciamo vedere meglio, vero Pucetta? Ciao! Quanto è piccolo, Jè? È una monetina! Troppo piccolo! Guardate chi abbiamo qui! Oh, a quanto pare qualcuno gli piace stare qui. Un po' più rilassato, un dai. Un po' più rilassato, beh. Quindi tu hai adottato un piccolo gattino. Dobbiamo scegliere il nome. Eh sì. Allora, io voterei per Pulce. Non lo so. Come mi dici? Piace Pulce. Guardate quanto affettuoso. Diamo il benvenuto alla nostra grandissima famiglia, ma non finisce qui, ragazzi, perché la nostra strada, beh, è ancora un po' lunghetta e dobbiamo passare assolutamente alla terza adozione di oggi, almeno di questo video. Allora, mi raccomando, di anche tu di preordinare il libro in descrizione, diglielo, vai. Sì, grazie. Grazie mille per l'intervista del momento di incontrare comunque chi ti adotterà in questo momento. Andiamo! Andiamo, dai! Vieni, vada! Ciao! Allora, ecco! Mamma mia! A posto! Ce l'abbiamo fatta! Ma com'è che a me non mi calcolavi e a lei sì? Cosa sta succedendo? Ti ho portato questo cane, ok? È più grande di te! Mi sono appena accorto che forse è troppo grande per te! Però, da allora, come ti chiami? Giulia. Ora che questo cane sarà ufficialmente tuo, giusto? Come lo vuoi chiamare? Lei è una femminuccia. Barbie? Perché Barbie? Allora dobbiamo trovargli Ken. Ah, visto che hai un altro cane, lo chiamiamo Ken. No, non si, come si chiama l'altro? Iver, ok. Quindi mi dispiace, il tuo Ken non l'hai trovato comunque. È ufficialmente tuo. Come ti senti? Sei felice? Sì, troppo. Troppo? Ok. Allora, io sono anche super contenta. Attento, vieni qua, ecco. Oh, almeno è super coccolona. Ti piace? Da 1 a 10 quanto ti piace? 10. Ok, ottimo. Allora, no, il libro, no, magari è, me l'hai leccato tu, ho capito che ti piace, però... E in più ti do anche questo, così puoi prendere quello che vuoi al tuo nuovo cane, va bene? Ci vediamo, sono felice, ciao Barbie, la nostra conoscenza è stata breve, ma ci amiamo, vero? Oh, sei carinissimo! Ebbene sì, non so se vi aspettavate che io sputtassi in questo momento, ma è per dirvi che l'ultima d'azione la faccio io. E non potrei indossare questo cappuccio che mi vedete tutti i giorni senza aver fatto questo. Questo messaggio è super importante e questa lettera è dal WWF.
era l'unico modo per farlo e dunque sono felice di annunciare che ho adottato un orso polare. Oh mio Dio! Come potete vedere, un certificato di adozione, c'è il mio nome e cognome. E mi hanno mandato anche una lettera che adesso vi leggo brevemente. Caro Roberta, desidero ringraziarti personalmente per aver scelto di dare sostegno speciale alle attività del WWF. Hai scelto di adottare una delle specie animali che più rischiano l'estinzione, l'orso polare. Gli ultimi 20 anni sono stati i più caldi della storia del pianeta e il 40% dei ghiacciai si sono sciolti. E adesso rischia l'estinzione entro il 2050. Grazie per aiutarci a difendere e a creare un mondo migliore. Oh mio Dio, mi sento emozionatissima. Non ci posso credere. Ed eccoli qua! Oh mio Dio! Penso di essere la persona più felice al mondo. Più felice al mondo, non ci posso credere. E dentro ci sono un po' tutte le informazioni sugli orsi polari. Guardate qua. Anche perché la lettera dice la verità. Potrebbero estinguere. Avrei voluto adottarlo fisicamente, ma non è possibile purtroppo, perché sono una specie davvero super in rischio. Ma voglio farvi capire che ho fatto questo video con tutto il cuore, per dirvi grazie, dire grazie a tutti che siete praticamente ormai la mia famiglia. Io penso di non amare così tanto delle persone quanto voi. Davvero, ci ho messo tutto il cuore, avrei voluto far adottare più animali, ma è davvero una cosa difficile. Per l'appunto, mi piacerebbe tantissimo che voi preordinaste il mio nuovo fumetto, poiché parla proprio di questo. Ho fatto questo video perché voglio sensibilizzare sul tema dell'adozione e dell'abbandono, ragazzi, perché ormai ci sono più cani abbandonati che cani adottati. Trovate tutti i link in descrizione o andate direttamente in libreria e io vi dico grazie, un milione di grazie dalla vostra Roby, è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!